Ciao amici e bentornati sul canale. Avrete notato anche voi che ultimamente stanno veramente spopolando gli anellini elettronici. Ormai possono fare veramente di tutto, come misurare il flusso dell'ossigeno, la temperatura e anche il battito cardiaco. Uno strumento molto utile per tenere sempre monitorato la nostra salute. E oggi per voi, per la prima volta nel mio canale, ho deciso di testare uno dei modelli migliori e presenti sul mercato, ossia il nuovissimo Rincon di seconda generazione. Per quanto riguarda il video di oggi, ho deciso di dividere questa recensione in tre parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing, andando ad analizzare tutto il contenuto della confezione, e non mancheranno sorprese. Nella seconda parte vi mostrerò il tutorial di installazione per collegare questo anellino al vostro smartphone e andremo a fare anche tutti i test. Lo utilizzerò alla guida mentre faccio una partita di padel e anche durante il Bologna Nerd, l'ultima Fiera Comics a cui ho partecipato, e come ciliegina finale andremo a testare anche l'impermeabilità, perché addirittura questo fantastico anello ha anche superato il test IP68 di impermeabilità e la sua resistenza è garantita anche a una profondità di 100 metri. Per cui se siete fan delle immersioni, con questo anellino non avrete nessun problema. E prima di partire vi ricordo che se alla fine del video anche voi vi sarete innamorati di questo fantastico anellino, vi lasciate il link diretto per acquistarlo nel primo commento e nella descrizione di questo video. Detto questo, mettetevi comodi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con la recensione. Andiamo a scoprire cosa troverete all'interno della confezione. Come prima cosa trovate la stazione portatile di ricarica, che è veramente molto compatta e leggera. Qui ci sono i due connettori di ricarica che vanno direttamente a contatto con quelli dell'anellino. Per ricaricarlo vi basterà appoggiarlo sulla stazione di ricarica e un automatico inizierà a ricaricarsi. All'interno trovate anche il cavo di ricarica doppio tipo C, che serve per ricaricare la stazione di ricarica, le istruzioni, e inoltre prima di acquistare l'anello questo brand mette anche a disposizione a solo 50 centesimi nel sito di Amazon e gratuitamente nel loro sito ufficiale il campione con tutte le misure degli anelli, per essere sicuri di fare la scelta corretta. In sole 48 ore mi è arrivato a casa e andando a provare le varie misure ho optato per la misura numero 10. Infatti, come vedete, questo anellino ha esattamente questa misura. Ma le sorprese non sono finite, perché all'interno di questo box campione, oltre alle misure degli anelli, troverete anche la carta dei colori. Viene venduta in 4 colorazioni: grigio, rosa, oro oppure nero. Nel mio caso ho optato per il colore silver. E ora, prima di procedere con tutti i test, vi mostro il tutorial passo passo per connettere l'anellino al vostro smartphone. Ovviamente questo anellino è compatibile sia con Android che con iOS, per cui qualsiasi sia il vostro smartphone non avrete nessun problema per quanto riguarda la compatibilità. Ma bando alle ciance, andiamo subito a iniziare la procedura. Come prima cosa dovete andare nel Play Store oppure nell'Apple Store, schiacciare su ricerca e scrivere Rincon nella parte superiore della ricerca. Io ovviamente l'ho già installata, ma vi ricordo che quando la scaricate per la prima volta dovrete creare un account inserendo una mail e una password. Procedura veramente molto semplice e rapida, in meno di 30 secondi avrete creato il vostro profilo. Ho portato l'anello anche al campo da padel e dopo, alla fine della partita, vedremo anche i battiti e lo stress durante il game. Stiamo facendo riscaldamento intanto che aspettiamo i due avversari. Per ora l'anello risponde bene. Abbiamo finito la partita, ci siamo divertiti un bel po' e adesso andiamo a vedere tutti i risultati in base alle pulsazioni e allo stress e ai passi che ho fatto durante la partita. Per quanto riguarda i passi, ho fatto circa 3300 passi, più o meno 3 km e 268 calorie bruciate, per cui già qualcosina. La partita ovviamente era molto rilassata perché era da un po' che non giocavo. Come pulsazioni qua si sono un po' alzate, adesso andiamo a misurare anche la misura istantanea. Comunque mediamente erano tra gli 80 e i 90 battiti al minuto. Vediamo adesso, appena finito la partita, adesso ho già un po' recuperato, da 100 sono sceso a 88 battiti al minuto. Come ultima cosa, l'ossigeno è andato al 95 con una media del 97, e per quanto riguarda invece la temperatura, e qua come vi ho detto c'era un sacco di freddo, comunque abbiamo una temperatura media durante la partita di 34,64 gradi. Sono appena arrivato al Bologna Nerd, ho con me l'anellino della recensione di oggi, perché durante il giro della fiera lo andrò a tenere
e alla fine verso le 4:30-5 andremo a vedere lo stress e il battito medio che ho avuto durante questo Bologna Nerd. Intanto vi faccio vedere quanta gente c'è già, e sono appena le 11:30 ed è già tutto pieno. Tra l'altro adesso vado un po' a girare tra le bancarelle e ci aggiorniamo alla fine della fiera. A few moments later. Sono quasi le 5 e la fiera è già finita. Vi posso dire che aver tenuto questo anellino sia durante il video che durante l'esibizione cosplay non mi ha dato alcun fastidio. È veramente molto leggero ed essendo in metallo, anche se vi dovesse cadere più di una volta, non avrete nessuna preoccupazione che vi si rompa. È così leggero che durante la fiera mi ero anche dimenticato di averlo. Ho già aperto l'applicazione per analizzare i dati biometrici in questo Bologna Nerd, è quella che vedete qua alla destra. A partire dai passi che ho fatto 1359, ossia più di un chilometro a girare tra le bancarelle. Per quanto riguarda i segni vitali, ho avuto un battito medio di 64 battiti al minuto, pensavo peggio durante lo stress della fiera. Per quanto riguarda l'SpO2, che sarebbe l'ossigeno, ho avuto un'ossigenazione media di 96, che non è affatto male. E concludo con la temperatura corporea. Durante il Bologna Nerd ho avuto una temperatura media di 35,47 gradi. Per cui tutto sommato mi sono trovato veramente bene. Consiglio questo anellino a chi vuole essere sempre monitorato per quanto riguarda la propria salute, ma magari non ha lo sbatto di tenere uno smartwatch che è molto più ingombrante e grande da tenere sul polso. Ed eccomi qua in macchina al viaggio di ritorno. Adesso andiamo a vedere in diretta la mia pulsazione durante la guida a 130 km/h. Vediamo quanti battiti mi dà in autostrada. Ecco il risultato: come battiti ho 85 battiti al minuto. Alla fine ci può stare, perché un po' di tensione tra le macchine e il traffico. Ho portato l'anellino anche in esterna perché, non so se lo sapete, ma sto facendo la recensione di questa fantastica bici elettrica, la RN70, una bici che va oltre i 40 km/h. Ora l'andrò a testare sia sullo sterrato e anche sull'erba alta, ma quello che mi interessa è che dopo andremo a vedere dall'applicazione quante calorie avrò bruciato e soprattutto il mio battito cardiaco sotto sforzo durante il test. E beccatevi l'accelerazione, mamma mia, sgomma, che è una meraviglia. E ho ultimato la recensione, adesso andiamo a scaricare tutti i dati del nostro anellino, andiamo ad analizzare i dati biometrici a partire dal battito cardiaco. Ho avuto un battito medio durante questo test di 78 battiti al minuto. Come vedete ci sono anche dei picchi dove ho superato i 100 battiti al minuto, dove secondo me stavo sfrecciando a 40 km/h. E concludiamo con la temperatura anche in questo caso. Oggi è una giornata un po' freschina, ci sono circa 10 gradi, infatti ho avuto una temperatura media intorno ai 35 gradi. E ora andiamo a fare il test dell'impermeabilità. Andiamo a riempire il lavandino. Adesso vado a posizionare il nostro anellino, lo lascerò immerso nell'acqua per circa 20-30 minuti e dopo lo andremo a riutilizzare per vedere se sarà ancora funzionante oppure no. Direi che di acqua ne abbiamo a sufficienza, andiamo a immergere il nostro anellino del tesoro e adesso aspettiamo una mezz'oretta. 3 days later. Ed eccoci qua, andiamo a ripescare il nostro anellino, lo scuotiamo per bene, lo andiamo a rindossare e se tutto è andato per il verso giusto dovrebbe funzionare correttamente. E lo andiamo subito a verificare andando a fare il test dei battiti istantanei, come abbiamo fatto sia in fiera che in macchina. E ora scopriamo se è rimasto integro dopo mezz'ora d'acqua, e direi di sì. Come vedete ho una pulsazione di 86 battiti al minuto, ed è anche normale perché quando registro un pochino ho il battito accelerato. Per cui direi che come impermeabilità ci siamo. E andando più in basso trovate anche la divisione delle fasi del sonno tra sveglio, fase REM, sonno leggero e sonno profondo. Il mio sonno profondo è stato tra mezzanotte e 1:30, e come sveglia mi sono svegliato alle 6:04. E infine, per quanto riguarda il prezzo e le mie considerazioni finali, vi svelo che viene venduto in anteprima su Amazon e nel sito ufficiale a 349 euro, che per le sue caratteristiche, il monitoraggio, i sensori, la resistenza, l'impermeabilità fino a 100 metri e la batteria che lo riesce a far durare 20 giorni con una singola ricarica, è veramente un ottimo rapporto qualità prezzo. Difficilmente troverete un anello elettronico superiore a questo alla stessa fascia di prezzo. Ma non solo, perché anche un personal trainer portatile, perché grazie all'applicazione analizza i vostri dati fornendovi tantissime informazioni utili per migliorare tanti parametri della vostra vita, come ad esempio il sonno. Vi consiglierà in base alla vostra altezza, al peso, all'età, anche quanti passi e quante calorie bruciare ogni giorno, e soprattutto una delle cose più importanti, vi monitorerà H24 il vostro battito cardiaco, creando il grafico della giornata e andando anche a segnalare tramite notifica eventuali battiti anomali. È veramente quasi un salvavita, perché se durante la giornata, durante il sonno
o mentre farete attività fisica avrete delle pulsazioni un po' irregolari, verranno subito segnalate e una notifica vi arriverà in tempo reale direttamente sul vostro smartphone. E prima di salutarvi vi ricordo che se per caso siete interessati a questo fantastico anello, vi ho lasciato nel primo commento e nella descrizione di questo video il link diretto per acquistarlo sia sul sito ufficiale ma anche direttamente su Amazon. Se vi è piaciuta questa recensione mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!